La Paganese non si ferma più dopo il colpo per l'attacco e l'ingaggio nell'ultimo giorno di mercato di Soma Novotny del Napoli e l'arrivo del centrale Panariello, che era rimasto senza squadra. Il direttore generale Cocchino Deboli e il presidente Raffaele Trapani hanno regalato al tecnico a Genova Maurizio un nuovo calciatore. Affare concluso proprio stamattina riguarda Beniamino Iraci, classe 89, esterno di fascia, già azzurro stellato nella stagione 2008-2009 con ben 25 presenze in maglia liguorina. Era arrivato dal Noi Cattaro, il giovane palermitano che fu poi ceduto al Taranto insieme a Francesco Scarpa, prima di un assaggio a Potenza e tre stagioni a Reggio Emilia, con la maglia della Reggiana, dove era diventato uno dei giocatori più in vista tra gli sportivi della città tricolore. Titolare inamovibile a Reggio, Iraci punta a trovare la stessa continuità anche a Pagani. La nuova Salernitana invece piace sempre di più ai tifosi. La vittoria con il Lecce ha messo a tacere tutte quelle voci che erano anche dubbi sulla guida tecnica del nuovo allenatore Sanderra, e la squadra, rinfrancata proprio dal successo con i salentini, sta mostrando il volto buono pure nelle amichevoli. A Baronissi bagno di folla per il test con la Giffonese, 9 gol realizzati, in evidenza anche l'ultimo arrivato Rizzi, terzino sinistro che punta a confermare quanto di buono fatto l'anno scorso con la maglietta del Trapani. Sicuramente l'anno scorso è stata una soddisfazione grande per tutti quanti, perché Trapani non ha mai stato in Serie B, quindi è stato un evento storico. Quest'anno sono arrivato qua, sicuramente arrivo in una squadra fortissima, con giocatori fortissimi, sia giovani che più esperti, quindi io da ieri sono a disposizione del mister e entro sicuramente piedi, perché capisco bene che quando entri in un momento della stagione già avviata devi essere anche umile e capire comunque che ti devi mettere a disposizione senza pretendere risultati.